un ricordo speciale di un collega, di un amico, per molti un grande maestro che ci ha lasciato lo scorso anno. È stato un grandissimo inviato del TG1, stiamo Speciale, parlando poi ha detto ricordo speciale, speciale per un inviato speciale, come speciale si del dice. TG1, stiamo parlando di Pino Scaccia, che davvero ha seguito per noi le storie più complesse degli ultimi decenni. Ne ricordiamo soltanto qualcuno, dalle guerre del Golfo al disastro nucleare di Chernobyl, e poi le sue grandi, indimenticabili interviste da Oriana Fallaci, e poi i suoi reportage dall'Afghanistan, dall'Iraq, dai Balcani, dalla Libia. Insomma, vogliamo un po' ricordare questo grande giornalista, grande inviato, perché proprio è uscito un libro tutto su di lui, sulla sua vita e sulla sua attività di giornalista, che è stato scritto da Anna Raviglione, che è ospite in studio questa mattina con noi, insieme a Marco Clementi, collega del TG1, a cui facciamo complimenti, dai, che lo rivediamo L'abbiamo visto tante volte in queste settimane da da Tokyo, sembra Tokyo, tutto su questi intero, beh. schermi qua grandi. Oggi Tarda abbiamo, no, notte, sì, qui io, questa notte il con Scaccia. piacere e l'onore Piacere davvero tutto mio, ci di mancherebbe. salutarlo, Marco. Marco, allora, tornando a Pino, tu l'hai conosciuto molto bene, come lui sei un inviato. Secondo te, ecco, con qual era lo spirito con cui Pino faceva questo mestiere, con cui raccontava le cronache, e anche un po', ecco, quello anche che forse questo libro cercherà poi di raccontare. Poi ne parliamo con la scrittrice, che tra l'altro è stata anche una grande amica di Pino Scaccia. Guarda, Barbara, intanto grazie davvero che bella l'idea di dedicare questo spazio a Pino. Questa era davvero casa sua, il TG1, la RAI, e quindi doveroso farlo. La notizia della morte di Pino è arrivata che eravamo negli Stati Uniti per seguire le elezioni. E con che spirito faceva tutto questo Pino? Andare, vedere, raccontare. Gianmarco, tu lo sai bene, da inviato speciale, che è l'unico modo di fare questo mestiere. Andare sul posto dove le cose avvengono, vedere e raccontare, raccontare con una telecamera, nel caso di Pino e nel caso degli inviati che lo fanno in TV, e quindi non si può barare, bisogna esserci, bisogna essere il più vicino possibile, e però bisogna essere testimoni e riferire quello che avviene. Non siamo analisti, Pino non era un analista, ovviamente era un giornalista di razza, conosceva le cose, tornava nei posti, preparato, si preparava. L'Afghanistan, l'Iraq, c'è stato decine e decine di volte, quindi le cose le conosci, ma il tuo compito, il compito di Pino era quello di andare e riferire quello che avveniva, riferirlo con una telecamera. E in più, sicuramente nel caso di Pino, a me piace molto il titolo del libro di Anna, L'inviato con l'anima, perché Pino ci metteva l'anima. Non bisogna essere freddi, Richard Kapuscinski, no, diceva, famoso, cinico non è adatto a questo mestiere, ci vuole una distanza, se no smetti di raccontare, rischi di essere troppo coinvolto, perdi oggettività, però ci vuole anche l'anima, il cuore, stavo dicendo, e Pino aveva questo, aveva tutto Aveva questo. entrambe le cose. Dottoressa Ravaglione, io ho conosciuto Pino Scaccia come Marco, credo, come esempio da seguire, no? Lei invece come l'ha conosciuto e come è nata l'idea di questo libro? Io l'ho conosciuto grazie a un libro, il mio primo libro in effetti, che avevo dedicato al mio secondo papà, che era un reduce dall'Albania e dalla Russia, quindi un reduce dell'Armir, e mi ero documentata per la stesura di questo libro sui testi di Pino, perché oltre ad essere un grande giornalista inviato, aveva già scritto fino ad allora 12 libri, e dunque aveva redatto 3 libri dedicati all'Armir. Gli inviai il mio manoscritto, visto che lui era molto attivo sul web. E dunque non immaginavo che lui mi rispondesse, invece non solo mi rispose, ma mi inviò anche la sua prefazione e venne a Biella, dove io abito, a presentarlo. E da lì è nata un'amicizia particolare, molto profonda, che ci univa, una profonda intesa intellettuale e simbiosi, si può dire, entrambi amanti della letteratura e della storia. Lui seguiva un progetto da molti anni dal titolo I tranelli della storia, e mi chiese se ero disposta a collaborare con lui dal momento che insegno storia anche in un istituto superiore di Biella. E quindi io non potevo non Beh, certo. accettare una proposta così da un grande come lui, che mi ha insegnato i veri trucchi del mestiere anche nella scrittura, proprio perché avevo uno stile secco essenziale, io più logorroica, ovviamente. E abbiamo iniziato a scrivere, abbiamo scritto insieme 2 libri, sempre pubblicati da Tra le righe libri,
approfitto per salutare il mio editore Andrea Giannardi, il nostro editore, che aveva ripubblicato tra l'altro Armiere sulle tracce di un esercito perduto, che era stato edito dalla Eri, era il primo libro che Pino scrisse con Lettere dal Don, insomma tutti i libri dedicati all'Armiere. E allora, dicevamo che Pino Scaccia ha incontrato e intervistato tanti personaggi, adesso rivediamo un passaggio dell'intervista che ha fatto Aurea alla Fallaci e poi torniamo in studio. 20 anni fa esatti, primavera del 1991, da Iran, Arabia Saudita, prima guerra del Golfo. C'è da raccontare il Kuwait del dopo invasione. L'incontro con Oriana Fallaci, che ne è appena tornata, è tipico della grande reporter. Così scorbutica, complicata, scortese, ma poi straordinariamente generosa, non solo per la dedica, ma soprattutto per la scelta di consegnarmi il suo testamento, la paura di quella nuvola nera che l'ha poi portata alla morte. Mi sono chiesta che cosa fosse entrato dentro i miei polmoni. E ho avuto tanta paura. E me lo chiedo anche ora, che cosa ho messo dentro i miei polmoni a respirare questo fumo denso, pieno di gas, di agenti cancerogeni? Io non avevo mai avuto questo tipo di paura. Non avevo mai pensato di poter aver paura di una nuvola nera. Marco, in conclusione, hai avuto la fortuna di lavorare con Pino. Quale consiglio ti ha dato poi per fare tu stesso l'inviato? Che anche le grandi storie come queste, i grandi fatti della storia che a volte capitava di incrociare, vanno raccontate attraverso storie, persone. L'Afghanistan adesso va raccontato attraverso gli afghani, magari un capo talebano. Per la TV è fondamentale, a maggior ragione perché noi raccontiamo in un minuto e 15. Per fare questo è molto più difficile in realtà, sembra più semplice e Pino lo faceva benissimo. Pino è stato davvero un grande maestro, ci è piaciuto ricordarlo così. Grazie a nostri ospiti. Grazie a voi Marco. Adesso TG1.